Signori miei, nelle ultime ore è stato reso disponibile su Nintendo Switch un nuovo aggiornamento per i giochi Remake di Sinnoh, che ha portato Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente alla versione 1.1.2. Prima di entrare nel vivo del video voglio dirvi due cose. La prima è come al solito quella di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, e ho visto che molti di voi si sono iscritti nelle ultime settimane, quindi grazie mille. Oltre a questo vi chiediamo anche di lasciare un mi piace al video per supportarci e poi di commentare con tutto quello che ne pensate. La seconda cosa è pressoché legata alla prima, perché voglio soltanto ringraziarvi di cuore per l'enorme supporto che ci avete dato in queste giornate. E anche un ringraziamento a Diego che ha fatto tantissime guide in pochissimo tempo e che ho visto avete apprezzato tanto. Quindi grazie mille a tutti e speriamo di continuare ovviamente così per voi. Ma torniamo a noi, perché come vi ho già detto, praticamente durante la notte è stata rilasciata questa nuova patch 1.1.2 che spegne purtroppo i sogni di tanti fan Pokémon, perché questa patch ovviamente, come potevamo benissimo immaginare, è andata a correggere glitch che riguardano la clonazione dei Pokémon. In particolare sono stati risolti i glitch inerenti al menu glitchato e a quello dell'infermiera del centro Pokémon. Mi pare che altri non siano stati risolti e che quindi ci siano ancora possibilità di clonare i Pokémon, ma su questo non ne sono sicuro perché uscivano metodi ogni giorno, cioè io mi sono letteralmente perso e non ho seguito niente perché non posso solo seguire Pokémon nella mia vita, ma insomma, quei due glitch sono andati. Ora ovviamente c'è un problema da risolvere, perché se voi siete interessati a mantenere la versione 1.1.1 del gioco, dovete ovviamente fare delle modifiche ai settaggi di Nintendo Switch. Se avete il gioco in digitale, ormai non c'è più niente da fare, perché l'aggiornamento dovrebbe essere obbligatorio non appena cliccate sull'icona del vostro videogioco. Se invece come me avete una versione fisica di Pokémon Diamante Lucente o Pokémon Perla Splendente e l'aggiornamento ancora non è stato fatto, ascoltatemi bene. Se l'aggiornamento non è stato ancora effettuato, dovete immediatamente andare nelle impostazioni della vostra Nintendo Switch, alla voce sistema, cercare aggiornamenti automatici e disattivarli, così non correrete il rischio che il software venga automaticamente aggiornato alla nuova versione e potrete mantenere dunque la precedente versione di gioco, che permetteva appunto di sfruttare i vari glitch di clonazione. Invece la console ha già aggiornato il vostro videogioco, anche per voi che avete la copia fisica, non c'è più niente da fare, mi dispiace. Un plauso comunque ad Ilka che relativamente presto ha risolto questo problema, anche perché per come stavano andando le cose ho iniziato a pensare sinceramente che non avrebbero saputo dove mettere mano al codice, perché questi due giochi erano veramente pieni di problemi, ma comunque è arrivato l'aggiornamento. Intanto noi ci avviciniamo ovviamente ad un altro grande videogioco che sarà Leggende Pokémon Arceus, quindi occhi aperti su tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!